poi anche qui tutta in derapata. A velocità, assolutamente. Warp ed eccola qui la nuova Ferrari SF 90 stradale, assetto Fiorano, ovvero la variante più estrema, che in realtà variante non è, perché è un allestimento, non è un modello come la 812 competizione o la 488 pista, è un allestimento che può essere richiesto in fase d'acquisto, costa circa 50.000 euro in più rispetto alla SF 90 stradale standard, quindi da 450 si sale a 500 e ci si porta a casa una vettura che ha delle modifiche meccaniche notevoli, perché è stata pensata per migliorare la performance, soprattutto nella guida in pista, quindi spariscono gli ammortizzatori magneto-orologici, entrano in dotazione quelli meccanici in puro stile racing, c'è una introduzione di fibra di carbonio e c'è l'introduzione di uno spoiler posteriore decisamente più carico, che assicura 390 kg di pressione a 250 km orari, sempre con funzione attiva che permette di alzare e abbassare un piano, che adesso vi faccio vedere, eccolo qui, per andare a generare più o meno carico, così genera più drag, se lo abbassate genera chiaramente più carico aerodinamico, e questo permette alla vettura di essere decisamente prestazionale e chiaramente anche in grado di modificare il suo assetto aerodinamico sulla base delle necessità prestazionali, soprattutto in pista. Cambia ed è evidentissima la differenza rispetto alla 90 stradale, l'introduzione di questo elemento in fibra di carbonio molto più presente per quanto riguarda proprio l'estetica e anche la capacità di generare pressione in ogni caso, che rende molto più aggressivo il look di questa SF 90 stradale, che di per sé viaggia anche con una livrea, soprattutto nel frontale, fatta a martello, che evidenzia la linea del frontale e consente subito di far capire a chi la guarda che si tratta della SF 90 stradale, assetto Fiorano. Molto bello l'estrattore dell'aria, completamente in fibra di carbonio, bellissimi gli scarichi che spuntano da lì dietro. I fari possono piacere o non piacere, ma fanno parte di un nuovo corso stilistico dell'universo Ferrari. E poi, come vi dicevo, anche qui l'ala vedete che appunto sale e scende lasciando questa feritoia aperta, e mi piace moltissimo come il simbolo del cavallino comunque sia montato a sbalzo nella parte superiore. Bellissimo il motore, che è un vuoto, rimane il vuoto 154 della famiglia 154, però è diverso rispetto a quello della 488 e di tutti gli altri vuoto che ci sono in gamma, perché innanzitutto ha un alesaggio di 88 mm e una corsa di 82, ma soprattutto è stato pensato per avere più potenza, 780 cavalli, e per lavorare in simbiosi con un motore elettrico, perché questa macchina di motore ne ha 4. Qui dietro ce ne sono due, uno termico e uno elettrico, che vanno chiaramente a scaricare la coppia all'interno di un cambio a 8 rapporti realizzato da Ferrari in collaborazione con Getrag, che consente di rinunciare alla retromarcia, consente di rinunciare a un tot di peso rispetto al precedente cambio a doppia frizione, e consente anche di avere cambiate decisamente più fast rispetto al passato. Macchina quindi che è cambiata nel cambio, cambia nel motore, perché appunto sale di cilindrata fino a raggiungere quasi 4000 cc, sale di potenza con 780 cavalli, ma sale anche di prestazione grazie all'introduzione del modulo Rack E qui davanti, che consente di avere due motori elettrici, quindi ci sono un motore a destra e uno a sinistra, significa avere trazione integrale grazie a appunto due unità da 99 kW, ma significa anche avere il torque vectoring, che aggiunge sostanzialmente uno sterzo allo sterzo che fate voi con il volante. Quindi è una macchina che gira forte grazie alla capacità di differenziare la velocità delle due ruote anteriori nella fase di ingresso curva e anche chiaramente di percorrenza, ma poi è anche in grado di generare tutta questa performance, 2,5 da 0 a 100 lo ricordo, e 6,7 da 0 a 200 con 340 km orari di velocità massima, grazie al powertrain posteriore, che lavora sul vuoto, lavora sul motore elettrico da 204 cavalli e lavora sul cambio, che è velocissimo e permette a questa macchina di volare. Mi piace molto la zona anteriore con questo becco che tende a spuntare, belli fari LED, bello appunto questo martello che va a sottolineare la livrea dell'assetto Fiorano, e poi c'è tanta aerodinamica qui nella parte bassa per generare carico aerodinamico. Pinza a 6 pistoncini, disco eccezionale per quanto riguarda la dimensione, attacco cerchio 5 fori e gommatura qui davanti Michelin, volendo si può scegliere anche qualcosa di più aggressivo, 255-35 ZR20, che invece dietro si compone sempre di un Cap 2, però 315-30-20. Qui pinza 4 pistoncini, però c'è anche la pinza del freno a mano lì sopra, ve lo vedete,
che lavora in simbiosi con l'elemento diciamo di frenatura vera, eccolo qui, per essere più compatto e per assicurare, diciamo, un'installazione migliore, più compatta appunto, e in grado di generare ad esempio meno calore, di una miglior gestione del sistema. Per quanto riguarda gli interni, cambiano rispetto all'SF90 stradale standard: fibre di carbonio a profusione con elemento lucido nella parte anteriore, chiaramente impianto audio della JBL, ma quello che ci interessa è chiaramente la super croccantezza positiva di questo elemento, che è straordinario. Come è straordinario il sedile, guardate quanta leggerezza c'è in questa costruzione di questo elemento, quanta bellezza, è stupendo per quanto riguarda la fattura, è alleggerito al massimo ed è stato pensato per avere anche la regolazione in altezza elettrica, e questo consente di andare a raffinare meglio la posizione di guida. Posso anche spostarlo chiaramente avanti e indietro, ci mancherebbe altro, non è un sedile fisso perché la pedaliera invece è fissa, pedaliera in alluminio a due elementi, guardate che bella che è, eccola lì, e invece qui dietro anche qua tanta fibra di carbonio che consente di avere una look molto racing per questo interno, che appunto punta alla leggerezza e punta a portare il peso della macchina complessivo fino a 1560 kg, che è sempre tanto, ma in realtà viene annullato da tutta quella componente tecnica che abbiamo visto, straordinaria nel contesto di questa vettura. Per quanto riguarda la strumentazione, c'è questo display gigante che è sostanzialmente un virtual cockpit, porta con sé diverse tipologie di visualizzazioni, viene sempre concentrato tutto all'interno del volante per quanto riguarda le modalità di guida. Il tasto per accendere la vettura rimane questo qui, che non è un tasto vero ma è semplicemente un touch, e poi la regolazione dei driving mode viene effettuata attraverso il classico manettino che trova posto qui all'interno del volante, manettino che rimane fisico, mentre l'impostazione giustamente del driving mode per quanto riguarda la parte dell'ibrido viene gestita in modo digitale. Del resto non è un motore meccanico ma è un motore digitale, anche se chiaramente i motori elettrici hanno la loro meccanica. Paletta in fibra di carbonio, fibra di carbonio anche per il tunnel centrale, che poi va a raccordarsi con la parte alta della plancia, dove spicca la presenza di questo elemento in pelle che va a girare attorno anche qui a fibra di carbonio, al display per il passeggero e tanti altri elementi che appunto parlano di un nuovo universo Ferrari a suo modo straordinario, e chiaramente pensato per essere vissuto non solo su strada come la SF90 stradale, perché no, anche in qualche track day, ma in questo caso più mirato appunto al record su giro in pista, tant'è vero che questa macchina è in grado di girare 1 second più veloce di la Ferrari, quindi tanta roba che adesso andiamo a vedere in pista qui a Fiorano. Andiamo. Ed eccoci al volante della nostra SF90 stradale, assetto Fiorano, mamma mia come spinge, è velocissima, 1000 cavalli si sentono tantissimo, mi ero già accorto su strada che sono qualcosa di straordinario, e guardate anche qui come, innanzitutto come morde le curve, come si inserisce senza avere sottosterzo, e poi anche qui tutta in derapata a velocità assolutamente warp. Davanti a me Raffaele De Simone, capo dei collaudatori Ferrari, mi sta insegnando le traiettorie di questa pista, ma soprattutto ci stiamo godendo a spazzolarla perché la progressione è bellissima, le quattro ruote sterzanti sono sicuramente, le quattro ruote motrici sono sicuramente qualcosa di straordinario, ma soprattutto questo assale frontale, guarda come spazzola, soprattutto questo assale, il rack assicura anche quella coppia, la differenziale di coppia sull'asse anteriore che genera torque vectoring e consente a questa macchina di essere maledettamente veloce, maledettamente progressiva. Che meraviglia, ma soprattutto guardate quanto velocemente prende velocità questo mostro, e tra l'altro mi piace tantissimo anche come l'impianto frenante sia maledettamente tarato per supportare il peso di 1600 kg, non è CST perché giustamente va guidata un po' aperta, l'ho guidata in race fino adesso, mi diverto un po' a spazzolare, guarda come spazzola, mamma mia cos'è sta macchina ragazzi, cos'è sta macchina, perché poi mentre fai strada con l'asse anteriore lei spinge forte con l'asse dietro, e soprattutto questo taglio di trazione avviene attraverso il modulo elettrico ed è precisissimo,
giù, giù, giù. È precisissimo ed è qualcosa di realmente straordinario. È una macchina, ragazzi, straordinaria. Non so come dirlo diversamente. Guarda come spazzola fuori da sta curva. È bellissima. Giù, giù, giù. Mamma mia, che spettacolo. Basta, finiamo di fare i matti. È qualcosa di straordinario, una macchina che gira in 1 minuto e 20 a Fiorano, seguita Raffaele, è una vettura che è assolutamente assurda per quanto riguarda la performance ed è una macchina che è in grado realmente di volare, è in grado di esaltare con delle prestazioni che sono assurde e sono frutto di una progettazione straordinaria, di un concept straordinario che sta alla base di questo oggetto e di una macchina che in questo momento ci stiamo divertendo a far spazzolare io e Raffaele qua su questa pista di Fiorano, che segna assolutamente quello che è il modo di sviluppare le macchine Ferrari. Qua dentro tutte le macchine Ferrari sono state sviluppate, sono state pensate, sono state portate per la prima volta in pista. E se questa macchina va così forte è anche grazie a quel signorino lì che non solo va fortissimo ma sa anche mettere a punto una vettura assolutamente straordinaria. Si sente la differenza, adesso tiro le conclusioni, si sente la differenza, si sente la differenza rispetto a una SF 90 stradale standard, si sente parecchio per quanto riguarda l'assetto, perché non ci sono più i magneti orologici, ci sono questi ammortizzatori meccanici che sono più sportivi per loro natura rispetto a un ammortizzatore di quel genere, hanno una taratura chiaramente fissa, manca il lifter come vi dicevo, per cui sì, è un limite che magari qualche cliente può avere. Si sente che è molto carico, la macchina forse è più stabile alle alte velocità e bisognerebbe fare un paragone diretto, ma mi sembra più stabile alle alte velocità rispetto alla SF90 stradale standard. E la cosa che è straordinaria è come questo powertrain sia in grado di tirare fuori una potenza straordinaria, un'accelerazione straordinaria e sia in grado anche di andare ad annullare realmente quello che è un valore di peso assurdo. Siamo a 1600 kg, sembra tantissimo, ma in realtà va tutto ritarato il concetto del peso con una soluzione appunto di powertrain che non esiste sul mercato ed è qualcosa di assolutamente incredibile nel contesto di un'azienda come Ferrari, che è grande ma non è grandissima, e sono stati veramente bravissimi a sviluppare una cosa che ti aspetti solamente da grandi, 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 grandi gruppi. Bravissimi, veramente stupenda sta macchina, meravigliosa, bravi. Queste sono le Michelin Pilot Sport Cup 2 al termine della prova. Guardate come si sono mangiucchiate, sono delle gomme estremamente morbide che chiaramente consentono a una vettura come questa di avere una performance assurda. La cosa che mi è piaciuta tantissimo è l'equilibrio che ha questo oggetto, un equilibrio che parla di performance, un equilibrio che parla di prestazione, che fa divertimento. Un signorino qui che ti insegna le traiettorie giuste all'interno di questa pista, perché la conosci come casa tua, è straordinaria. Sono contento. Avevi ragione. Avevi ragione, perché alla fine non è semplice andare oltre a un concetto di macchina già straordinario come di fatto è l'SF90 stradale. Qua ci siete riusciti portando con sé alcune cose che fanno parte del mondo del racing. Sì, per una pista di 2,7 km per andare forte e togliere un secondo dalla Ferrari bisogna anche frenare tardi e portare tanta velocità in curva, se no non si guadagnano i decimi. Sì, e poi una cosa straordinaria che mi è piaciuta tantissimo è che quando parte è controllabilissima, sembra una danza, avete visto anche quando siamo messi a derapare, sembra di danzare ed è qualcosa di realmente straordinario. Il tutto in grande sicurezza, perché poi c'è comunque un briciolo di elettronica che ti controlla, se volete poi, se siete lui, potete anche togliere tutto, allora non c'è più nessun tipo di elettronica e potete andare anche oltre comunque a quelle derapate che avete visto e sono già. Sì, comunque non è che ti viene a mancare il feeling del controllo, certo. E andare oltre al limite comunque dove ti aspetteresti il baratro, ecco lì invece c'è il valore aggiunto di mantenere il controllo. Certo.
controllo e sentire la macchina. Certo, infatti quando l'asse davanti spinge poi quello dietro derappa è della cosa che è una figata, perché fai strada, fai strada, fai strada divertendoti. Quindi grazie, grazie Raffaele, fantastico come al solito, e a presto. Ed eccoci qui, prova super terminata, costa 450.000 euro, 450.000 la SF90 stradale standard, anche se di standard c'è molto poco in questa macchina, mentre l'assetto Fiorano costa 500.000 euro, quindi 50.000 euro in più per portarsi a casa tutto il pacchetto di alleggerimento, e chiaramente una versione un po' più esclusiva rispetto alla normale SF90 stradale, che nasce più per essere poliedrica, mentre in questo caso appunto si rinuncia ad alcuni elementi di comfort e alcuni elementi di qualità complessiva dell'abitacolo, che in realtà è più spostata al racing ma è meno raffinata per quanto riguarda la pelle e tutte queste robe qua, però appunto ci si porta a casa un oggetto che è straordinariamente efficace in pista, gira un secondo più veloce di una alla Ferrari ed è in grado di esaltare, come avete visto, con una guidabilità straordinaria, una facilità di utilizzo senza senso, veramente facilissima da guidare, ma in realtà la difficoltà è gestire le curve che arrivano addosso alla velocità della luce, per cui ci vuole molta testa e ci vuole molto pensiero. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook, naturalmente su automoto.it, grandissima Ferrari che come sempre lavora su molti fronti per essere sempre al top e per continuare a essere quello che voleva Enzo Ferrari. Ciao!